La denuncia mi è pervenuta questa mattina, anche se io in realtà avevo notato questa perdita d'acqua, ma insomma, in periodo agostano di ferie, diciamo qualche disattenzione operativa è anche possibile. Se non che stamattina vengo informato del fatto che non si tratta di una semplice perdita d'acqua e l'odore lo conferma. Dovrebbe trattarsi di liquami. Ecco, siamo a Via Enrico Fermi, sotto il ponte della ferrovia. E ripeto, il nasometro dice che effettivamente non dovrebbe essere acqua. E forse qualche residuo particolare si può anche trovare, facendo attenzione a non farsi bagnare, vedete, dalle auto che passano. Però, cari amici, cari concittadini, state tranquilli, perché la fonte che qui ha richiesto l'intervento della televisione è stata riguardo chiara. Lo staff del sindaco è stato avvertito e a questo punto diciamo anche che occorrerà avvertire lo staff ambientale del decoro urbano del mitico Giombetta. Ecco, Giombetta, vieni qui con il nasometro e vieni a sentire il profumino che emana da questi fluidi che scendono giù fino a valle. Vai, vai, vai.